Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo brevissimo ragazzi unboxing di Into the 4K. È arrivato il film in 4K che tutti stavano aspettando, ovvero Heat di Michael Mann con una tripletta qui Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, che cosa devo aggiungere di più? Assolutamente niente. Questo è un Blu-ray 4K, per chi non lo sapesse, edizione estera. Io l'ho comprato da Zabbi UK, che contiene l'audio italiano in 2.0, poiché al cinema è uscito in Dolby Stereo, quindi mi sa che la Disney aveva solo quella traccia vecchia nei suoi archivi misteriosi, quindi non c'è il remix 5.1 che abbiamo avuto sul DVD e nel Blu-ray, quello è un remix nostro, ma qui non è contenuto. Quindi diamo un'occhiata a cosa c'è dentro velocemente, ma se avete già visto il mio video delle uscite del mese, vi ho già detto che cosa c'è dentro. Ci sono un sacco di extra e la cosa importante, vedete, italiano nel 4K con sottotitoli. E la cosa importante è che il commento audio con Michael Mann nel Blu-ray 4K è sottotitolato in italiano. Non c'è alcun remix per la traccia inglese, solo HDR10, non c'è un Dolby Vision. E lo so, sta facendo discutere, qua c'è cartoncino, slipcover, sta facendo discutere questa edizione, c'è chi urla all'omicidio, ma ragazzi, come dirò anche, ciao, come dirò anche nella recensione, devo ancora vederlo, Devo ancora vederlo, devo vedere tutti gli extra, mi ci vuole un attimo, sono 3 ore di film, devo trovare un attimo per vederlo. Come potete leggere in internet, nelle interviste, l'ha fatto Mann, questo HDR, cioè ha dato l'approvazione lui, quindi... Ragazzi, che non piaccia a voi è un conto, ma se l'ha voluto Man così, l'ha voluto Man così. Bon, possiamo dire quello che vogliamo. Se l'ha voluto così, l'ha voluto così. C'è scritto nelle interviste. Quindi, ragazzi, ci vediamo presto con la recensione. Devo trovare 3 ore libere per vedermi Hit. I film lunghetti sono un po' più impegnativi per trovarci il tempo, ma comunque noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K. Sayonara a tutti e bye bye.